Ha chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. La realizzazione di un'opera certamente va salutata positivamente. Ciò non toglie che ovviamente vadano evidenziate le criticità, i limiti. Che certamente un'arteria a quattro corsie è scontato, è lapalissiano che sia preferibile ad una a due. Però ripeto, mi fa specie questa diatriba, questo scontro tra centrodestra e centrosinistra proprio in materia di trasporti. Mi viene un po' l'idea, l'immagine dei promessi sposi, dei capponi di Renzo. I capponi di Renzo che dovevano andare dall'avvocato Azzeccagarbuglia e che si beccavano tra di loro quando inutilmente, perché poi la loro fine era segnata, dovevano finire in padella. Beh, più o meno lo stesso accade in questa singolar tensione tra centrodestra e centrosinistra. Ecco perché sono civico, ecco perché appartengo a una maggioranza civica, ecco perché ho deciso di far parte, di aderire a questa maggioranza, allorquando la stessa ha spezzato lacci e lacciuoli con Emiliano e compagni e ha deciso di portare avanti un percorso in favore della città. Ripeto, l'osservazione che è stata fatta sulle quattro corsie è certamente pertinente, ma si sa, purtroppo questa non è una novità e il territorio tarantino che è bistrattato, vuoi dal centrodestra, vuoi dal centrosinistra, perché giustamente si dice no, ma che dobbiamo farcene di due corsie? Stiamo festeggiando le briciole. Può essere una valutazione, però poi mi domando che coloro i quali stanno dicendo questo, mi riferisco al centrodestra o comunque a soggetti vicini al centrodestra, beh, non dovrebbero anche tener presenti le mutilazioni che questo governo sta rendendo a questo territorio. Così come, parimenti, i colleghi del centro-sinistra non dovrebbero dimenticare, non dovrebbero nascondere quelle mutilazioni gravissime che da 15 anni a questa parte, se non 20, anzi, la Regione Puglia, prima Vendola, poi Emiliano, hanno inferto al territorio. È la stessa cosa, gli stessi colpi letali che il precedente governatore Fitto ebbe a colpire in egual misura il territorio. Voglio dire, penso innanzitutto, per quanto riguarda Emiliano, al diritto di volo negato. Quello ormai pensiamo ai voli spaziali. Quindi, andando a conclusione di questa riflessione, ripeto, un provvedimento per il territorio va salutato positivamente. Ciò non toglie però che le criticità giuste che vengono sottolineate, le due corsie anziché le quattro corsie, non è che poi devono, come dire, nascondere gli errori e gli obbrobri politici della propria fazione di appartenenza, e quindi mi rivolgo al centrodestra per quanto riguarda le responsabilità di governo e mi rivolgo al centrosinistra per quanto riguarda le responsabilità appunto dell'amministrazione regionale. Purtroppo la realtà è una e una sola. Vedete altre realtà, io viaggio molto per imparare. In altre parti d'Italia ci possono essere, come ci sono
forti divergenze tra centrodestra e centrosinistra, tra maggioranza e opposizione, però si portano a casa i risultati, si ottengono risultati per il bene del territorio. Invece qui, se la maggioranza non fa nulla, la maggioranza è colpevole; se la maggioranza fa qualcosa, si dice vabbè, ma avete avuto le briciole e vi accontentate delle briciole. Chissà, forse il male di Taranto sta proprio nei tarantini.